Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima. Buon martedì e bentrovati ad una nuova puntata di Sport 91 Live per analizzare la giornata numero 28, l'ultima prima di una sosta per le nazionali. Anche qui campionato fittissimo perché l'emergenza Covid impone questo. Già si pensa ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022 con tutte le nazionali impegnate. Questo darà sicuramente tempo e modo di poter analizzare, di fare anche magari un riassunto, insomma, della stagione finora. E come tutti i martedì sono in compagnia di Alessia Bartiromo. Ciao Ale, buonasera. Ciao Francesco, ben ritrovato. Iniziamo, come sempre facciamo qui a Sport 91 Live, con la lettura della giornata appena conclusa. Chiedo come sempre alla nostra regia di mandare la grafica. Giornata che si è aperta con lo scontro salvezza tra Parma e Genoa, poi c'è stato un altro importante scontro salvezza tra Crotone e Bologna con la vittoria dei Felsinei, vittoria anche dello Spezia contro il Cagliari, Inter Sassuolo vuota a causa dell'emergenza Covid che ha colpito i nerazzurri, vittoria importante nel lunch match di domenica dell'Atalanta a Verona, vittoria possiamo dire fondamentale del Benevento contro la Juventus, vince anche la Sampdoria contro il Torino e la Lazio a Udine, lo scudetto è ancora aperto grazie alla vittoria del Milan contro la Fiorentina, infine il posticipo Roma-Napoli che si è concluso per 0-2. Rapido sguardo anche alla classifica con l'Inter che guida a 65 ma con una partita in meno, ovvero quella contro il Sassuolo, il Milan ritorna, arriva a 59 punti, seguita dalla Juventus, fermata dal Benevento e raggiunta dall'Atalanta al quarto posto, il Napoli con una vittoria importante vede in maniera sempre più nitida la zona Champions League. Invece nelle parti diciamo più basse, delicate della classifica, una sconfitta importante per tutte e tre le ultime che non riescono in qualche modo a smuovere la classifica, anzi tutte e quattro, perché ha perso anche il Torino, balzo in avanti importante del Benevento in ottica salvezza. Come dicevo, vado da Ale perché sarebbe il momento della partita della settimana, ma nella preparazione della puntata è arrivata la notizia di giornata che è l'addio, il saluto di Cesare Prandelli, una lettera emozionante, emozionale, insomma ci sono uomini, ci sono persone prima che allenatori e giocatori. Eh sì, una bellissima lettera, molto emozionante, molto commovente, che ci fa avvicinare soprattutto al Prandelli uomo. Il Prandelli che, come scrive, stava vivendo un momento di disagio ed ha utilizzato proprio la parola disagio in questo periodo. Ha detto: la mia esperienza con la Fiorentina questa volta termina per mia volontà, la volta precedente sì, infatti non era stato così. Quindi è stato anche questo qualcosa di diverso e soprattutto si assume le sue responsabilità per quanto riguarda i risultati, però dice anche: è arrivato un momento nella mia vita che devo capire ciò che mi fa stare bene, ciò che devo ancora costruire nella mia carriera, che potrebbe anche finire qui, e ne sono cosciente. E questa è un'altra cosa molto molto importante, perché non si preoccupa delle conseguenze del suo gesto. Molto spesso parliamo di intrecci di panchine, intrecci di calciatori, di fantamercato, che sono esclusivamente votati al fattore economico, alla carriera, piuttosto che al perdurare di scelte anche abbastanza discutibili. Questa volta va avanti il cuore, va avanti una scelta di pancia che può essere anche più difficile, molto più difficile del magari restare ancorato ad una panchina, ad una situazione che in realtà scottava. Tra l'altro la società viola ha comunque deciso di accettare, sia pure a malincuore, le dimissioni dell'allenatore. Il percorso di Prandelli tra l'altro si altallenante, erano arrivati 21 punti in 21 partite, sicuramente una situazione un po' delicata, quasi certo comunque il rientro di Beppe Iachini per arrivare a fine stagione, però come dicevi anche giustamente tu, c'è bisogno un attimo di focalizzarsi anche sull'aspetto umano di una personalità comunque molto influente nel calcio non solo della Fiorentina, ma proprio il calcio nazionale. Quando ci sono dei bisogni, ci sono, come dire, delle necessità, ma anche da un punto di vista strettamente generale, quando si sente che, come dire, si è arrivati a un punto di non ritorno, giusto fermarsi, perché il baratro è lì
come dire, a un passo, ed è giusto da questo punto di vista, secondo me, la valutazione personale, quindi come tale va rispettata, di Cesare Prandelli. Fiorentina che adesso dovrà ripartire, aveva anche giocato discretamente bene contro il Milan, poi è arrivata la superiorità, insomma, lampante dei rossoneri, che la lotta a scudetto non la vogliono proprio abbandonare. Esattamente, questo comunque è un punto molto importante, e ci fa piacere comunque vedere un campionato combattuto in tutte le gare, almeno per quanto più a lungo possibile, non so se fino alla fine, perché comunque certo, l'Inter ha un buon vantaggio rispetto al Milan e alle inseguitrici, che proprio vogliono tenere ugualmente molto aperta anche la lotta Champions e la lotta Europa, quindi sicuramente ne parleremo dopo, con tante gare e tanti risultati anche abbastanza sorprese, in particolar modo certo, uno che rivoluziona un po' tutto e soprattutto la lotta non solo alla zona Champions ma proprio a quel quarto posto, che sembra sempre abbastanza in bilico e molto aperto. Nonostante ciò, lo diciamo ormai ogni settimana, ma il Milan si conferma la squadra rognosa e rocciosa, che sa soprattutto ritrovarsi anche nei momenti di difficoltà. Gara che è iniziata, quella ovviamente contro la Fiorentina, con un botta e risposta, quindi anche molto vivace da parte di entrambe le squadre. Poi questa perla, questo gol di Çalhanoğlu, che ha rotto un po' gli equilibri e che quindi li ha fatti pendere assolutamente a favore del Milan. Ma la Fiorentina vista nelle ultime giornate, al di là dei risultati, è una Fiorentina viva, che sa rispondere alle chiamate ovviamente importanti di una classifica molto molto delicata, anche perché qualcosa si smuove lì giù. E proprio in questo caso ci sono state parecchie sorprese di giornata e soprattutto le gerarchie iniziano a delinearsi, i punti, come diciamo spesso, sono molto molto pesanti e qualche testa, ahimè, dovrà cadere. Sicuramente la situazione è delicata, delicata anche non solo nelle parti, diciamo, delicate, perdonatemi la ripetizione, della classifica, ma anche, come dicevi tu, nella lotta scudetto. Mi riallaccio un attimo al discorso Milan, discorso dello scudetto. Ne ha parlato Ibrahimovic, che è ritornato tra l'altro a indossare la maglia della nazionale svedese, e, come dire, ribadisco il concetto di umanità, perché anche Ibrahimovic, insomma, oggi abbiamo letto la notizia di Prandelli, ma parlando proprio nel ritiro della nazionale, anche Ibrahimovic, un uomo sicuramente che dà l'idea, dà l'immagine di essere uno forte, dicevi roccioso come il suo Milan, però insomma, parlando della soddisfazione di tornare in nazionale, si è sciolto anche lui, insomma. Eh sì, si è commosso parlando di questo ritorno in nazionale, anche un po' delle difficoltà che ha dovuto affrontare nel distacco con una maglia certo, che ha sempre sentito molto sua. Ha detto, ha dichiarato giustamente, che sente ancora di poter dare tanto a questa nazionale, ma che è stato difficile poi lasciare il figlioletto, che all'ennesimo distacco, visto che ultimamente tra partite, tra Sanremo certo, e altri impegni starà vedendo poco, veramente poco il padre, e si è sciolto in un momento di commozione che mi ha fatto ripensare proprio a ciò che dissi qualche settimana fa proprio qui, che Ibrahimovic è maturato, lo vediamo cambiato, lo vediamo in altre sfaccettature che forse conoscevamo anche un po' in meno negli scorsi anni, in tutta la sua esperienza italiana. Sta acquisendo anche proprio quel carattere italiano molto legato alla famiglia, ma anche quel fare esterno molto roccioso, tutto d'un pezzo, che poi in realtà è un po' il personaggio che anche si è disegnato certo, in questi anni, ma lo vediamo molto più umano, molto più disteso anche nelle interviste, quando parla della sua età, perché tutti sono pronti lì a sottolineare questi suoi 40 anni, quindi questa sua esperienza calcistica che va avanti con sempre più energia, una nuova linfa. Quindi lo vediamo veramente molto più sereno, come se stesse godendo di una seconda giovinezza e in tutte le sfaccettature di un vero e proprio campione dentro e fuori dal campo. Tra l'altro un passato personale, come dire, particolarmente complesso per Ibrahimovic, a partire dal cognome, diciamo, si intuisce non tipicamente un cognome svedese, insomma, le sue origini sono, come dire, non sono state facili, non è stato facile per lui arrivare ad altissimi livelli, una storia molto molto interessante, non è pubblicità di promozione, ma insomma invito tutti a casa, se non l'hanno fatto, a leggere la sua autobiografia, perché veramente
fa riflettere e fa capire molto di quello che Ibrahimovic fuori dal campo e del percorso che ha dovuto fare per arrivare dove è adesso, e sicuramente il rientro nella nazionale dopo tanti anni di assenza per dare valore a quello che è una nazionale che comunque è riuscita a fare tanto. Ricordiamo una nefasta annata per noi italiani, insomma, quando la Svezia senza Ibrahimovic riuscì a non permettere all'Italia di qualificarsi al Mondiale russo del 2018, giornate che ricordiamo veramente con grande dispiacere. Però il rientro, come ha detto lui, al di là del nome Ibrahimovic, importante e secondo me anche meritato per quello che sta facendo. Però in attesa del nostro focus sulle squadre campane post pubblicità, una lotta salvezza anche qui che si infiamma sempre di più, perché comunque il passo in avanti lo fa il Benevento, e quindi a questo punto chi sta rischiando di più tra le quattro, diciamo tra Torino, Cagliari, Parma e Crotone? Il Parma continua a non Non racimolare capire, punti, non si riesce esatto. a inquadrare. Quest'anno Continua io ho poi a subire difficoltà. rimonte, quindi veramente io non so come possano risollevarsi da questa situazione molto difficile, soprattutto psicologicamente. Sono non so quante settimane che parliamo di questa situazione. Assolutamente al momento mi sembra la squadra più in difficoltà, appunto sia in quanto risultati che psicologicamente. Bene la Sampdoria, Sì. che conquista 3 punti molto importanti contro il Torino, per ricollegarmi anche alla notizia di giornata del rinnovo di Manolo Sì, Gabbiadini fino al 2026. 2026, anche questa una notizia molto importante per un altro giocatore fortemente legato al blu cerchiato. Quindi in questa settimana di sosta comunque si sta Sì. lavorando sotto banco anche per il futuro, non solo per quanto riguarda gli allenatori. Poi rocambolesca Crotone Bologna, Sì. possiamo Un dire. percorso in cui, se posso dire, delicato, perché Sì, il Crotone era molto. partito molto bene, poi anche qui la squadra di Cosmi si è completamente spinta, il Bologna ne ha approfittato. Insomma, a mio avviso il campionato è ancora lungo, ma è una partita che il Crotone non doveva perdere, non in quel modo No, ma soprattutto. assolutamente, anche perché i primi 20 minuti avevano proprio segnato la strada fortemente in discesa per il Crotone, quindi Sì. mai andare a pensare un rilassamento così da parte dei calabresi. Ma è davvero un campionato che, più che in testa, che comunque le squadre hanno ricominciato tutte a correre, qualcuna un po' Sì. più a rallentare, poi ne parliamo dopo. Però veramente in coda stiamo vedendo cose molto molto particolari, come già ci aspettavamo, con punti in palio pesanti e tantissimi scontri diretti anche nelle prossime giornate. Quindi veramente la spunterà chi sbaglierà di meno e chi avrà la forza fisica e mentale per essere più focalizzato possibile sull'obiettivo. Pienamente d'accordo. Prima di fermarci, io ti vorrei far nuovamente tornare su un argomento che ti piace molto e che abbiamo affrontato sempre qui con grande entusiasmo e sempre stupore, perché per me ogni settimana parlare dello Spezia è uno stupore. È una squadra che, insomma, magari non addetti ai lavori, non conoscendo i nomi, quasi non si rendono conto, ma come dire, giornata dopo giornata stanno riuscendo a mettere tanti piccoli tasselli per una salvezza. Il lavoro di Italiano è impressionante. Sì, assolutamente d'accordo Francesco, infatti permettimi di guardare anche un po' al futuro. E quando si parla anche di tanti allenatori accostati al Napoli, io credo che davvero tra fase d'attacco, fase difensiva, il valorizzare calciatori anche giovani, non conosciutissimi, creare un gruppo, creare una squadra che gioca bene, ma soprattutto è ordinata e organizzata, io credo proprio che Italiano sia uno dei migliori allenatori della Serie A, almeno diciamo tra quelli ovviamente meno conosciuti, Certo. eliminando i soliti volti noti, quindi i vari ovviamente Conte, lo stesso Gasperini che ormai è una certezza, ma Certo. credo che ancor più dello stesso De Zerbi, che molto spesso viene accostato a tantissime big, perché è veramente un piccolo grande capolavoro e che continua, possiamo dire, sempre a sorprenderci, ma anche a confermare le nostre aspettative. Sì, è una grandissima soddisfazione, insomma. Il lavoro certosino che viene fatto da un allenatore tutti i giorni prepara le partite al meglio, riesce a gestirle e ottenere una vittoria contro una squadra sulla carta sicuramente con valori più forti, perché comunque il Cagliari con le ambizioni di inizio campionato doveva fare ben altro, a mio avviso, che lottare Sì. per la salvezza. Invece
riesce ad ottenere grandi risultati. Insomma, la vittoria di Napoli non è assolutamente casuale. Proprio di Napoli, e non solo, parleremo nel nostro consueto focus delle squadre campane. Dunque, piccolo break pubblicitario, torneremo subito da voi. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato da solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Eccoci rientrati in studio qui a Sport 91 Live in compagnia di Alessia Bartiromo per l'analisi della giornata numero 28 del campionato di Serie A. Apriamo il focus delle squadre campane con la grande, importantissima vittoria del Benevento con il gol di Gaich contro la Juventus, che può aprire a sua volta un altro scenario, perché stamattina, leggendo la rassegna stampa nazionale, si parla anche di un possibile esonero di Pirlo. Io prima ho sbagliato, ho detto Gattuso, è stato un lapsus freudiano nella preparazione, ne parlavamo prima, perché insomma anche Gattuso è come sempre in bilico, però intanto oggettivamente sta rischiando di più Pirlo in questo momento. Sì, ma soprattutto credo che i tifosi della Juve stiano vivendo un piccolo dramma, perché negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni possiamo dire, non erano assolutamente abituati a questo tipo di stagioni e soprattutto a pensare ad un esonero improvviso del proprio allenatore. Fatto sta che, lo ripetiamo, è una Juve diversa, un progetto diverso, non è assolutamente equiparabile alla Juve degli scorsi anni. Ovviamente si poteva immaginare della necessità di aver bisogno di un po' di tempo in più, ma per lo stesso Pirlo, proprio per capire determinati meccanismi e per oleare al meglio proprio il meccanismo bianconero. Fatto sta che al momento, come anticipavamo già prima, la situazione proprio per la zona Champions si sta facendo molto molto calda e i bianconeri al momento sembrano coloro che scricchiolano di più, sì. Anche perché l'Atalanta, non ne abbiamo parlato, ma si conferma assolutamente squadra tosta, squadra molto molto compatta, che ha davanti il suo obiettivo una macchina da guerra. Quindi al momento, settimana scorsa avevamo detto, forse proprio io ero stata un po' scettica sull'Atalanta, vediamo un po' la tenuta psicologica degli orobici in questa sfida importante, invece impeccabili, certo. Devo dire la verità, non hanno deluso le aspettative. Al momento, ripeto, la squadra che scricchiola di più, la squadra più discontinua, quando non dovrebbe esserlo, come è capitato proprio contro il Benevento, è proprio la Juventus, che non convince sul piano del gioco, non convince ovviamente per il percorso in campionato, non convince la gestione di tanti giocatori. C'è la grana Cristiano Ronaldo aperta, con tante richieste che vengono, l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, per il futuro di CR7 lontano dall'Italia e lontano dalla Juventus, con un percorso che sembra ormai arrivato al capolinea. E soprattutto c'è questa ferita costantemente aperta dell'eliminazione in Champions, che proprio non va giù, poiché c'era stato un sorteggio abbastanza abbordabile, certo, per i bianconeri. Però soprattutto al momento è la situazione di classifica che preoccupa, e questa sconfitta con il Benevento proprio non va giù. Invece grandi festeggiamenti per tutta la città sannita, sono arrivati persino i complimenti del sindaco Mastella, che si è amareggiato ovviamente che, situazione Covid, non è stato possibile scendere in piazza per festeggiare al meglio la squadra di Pippo Inzaghi, che non ha vissuto settimane poi facilissime. No,
Quindi una vittoria ancora più importante che dà morale a tutta la squadra, a tutto l'ambiente, proprio per proseguire nel migliore dei modi e per conquistare una salvezza più che meritata. Tra l'altro, proprio per ritornare sul discorso pronostici, non facile, perché per quanto riguarda l'Atalanta, insomma, andare sempre a Verona non è facile, anzi è un campo difficile. Mentre invece i pronostici che tra l'altro Alessia ha pubblicato sui propri canali social, perché come dire, tutto questo è disponibile per tutti, quindi quello che viene detto ci rimane, mettiamo la faccia. Ci mettiamo la faccia, aveva detto il Benevento non ha nulla da perdere e infatti il Benevento non ha avuto nulla da perdere, ha giocato la sua partita onestissima, ha sfruttato l'unico errore, il vero e proprio regalo, non natalizio ma pasquale, di Artur ed è riuscito a portare a casa tre punti fondamentali proprio in un momento, come dicevi tu, tutt'altro che facile. Non a caso c'erano stati anche alcuni giorni aiutami con il termine, che ho voluto anche tra l'altro dal direttore Foggia, che aveva messo il ritiro esatto, ecco. Pensavo una parola più difficile, il ritiro forzato, sì, proprio della squadra, perché insomma la stagione stava prendendo una brutta piega e magari, e ce lo auguriamo naturalmente proprio per la squadra di Inzaghi, che possa essere questa vittoria su un campo prestigioso la svolta decisiva per raggiungere finalmente la salvezza. Sì, io poi sorrido, Franci, perché noi il martedì facciamo qui dei pronostici ottimisti, quindi diamo fiducia alle squadre, al Benevento, allo stesso Napoli. Poi il venerdì con prima Serie A siamo cattivissimi, esatto, e c'è Giovanni che puntualmente invece fa il pronostico al contrario, quindi questa cosa ormai mi fa sorridere tantissimo, però lo diciamo sempre. Ovviamente tifiamo sempre per le squadre campane, ci fa piacere, certo, quando le cose vadano bene. Hai detto benissimo, settimane non facilissime in casa Benevento, non solo per quanto riguarda i risultati, ma effettivamente l'ambiente non era serenissimo. L'abbiamo visto con il parapiglia avvenuto, certo, in allenamento tra giocatori proprio del Benevento, cosa poi chiarita, il ritiro voluto da Foggia e poi il presidente ha fatto marcia indietro rendendolo un po' più snello proprio per ridare serenità all'ambiente, però assolutamente Inzaghi ha tutto sotto controllo. Benevento che veniva da un periodo particolare anche per quanto riguarda infortuni, defezioni, e pian piano sta riacquistando la serenità giusta, e soprattutto vincere contro una biga all'Allianz Stadium è sempre un'impresa incredibile e qualcosa di veramente insperato. Tra l'altro il Benevento al Vigorito riuscì anche a ottenere un punto, quindi 4 punti su 6 disponibili contro la Juventus, sicuramente molto molto importante. A proposito di pronostici e di, come dire, di tanti addetti ai lavori che si sono espressi, e qui apro il capitolo Napoli, ci sarebbe bisogno, e sono anche il primo a fare mia colpa, di rivalutare la posizione di Gennaro Gattuso, perché in questo momento il Napoli vede in maniera anche molto tangibile la Champions League, lì manca veramente poco. Ed anche lì tantissime persone hanno detto il Napoli non riuscirà a racimolare punti almeno nelle prime sfide contro Roma e Milan, stanno benissimo, stanno molto meglio sia fisicamente che proprio come qualità di gioco rispetto alle avversarie, poi c'era ovviamente il trittico con la Juve, certo. Io invece avevo detto contro Roma e Milan secondo me il Napoli se la può giocare, contro la Juve io sono sempre scettica, anche perché la Juve troppe partite consecutive non le sbaglia mai, ha sempre una reazione d'orgoglio, quindi avevo detto e continuo anche a dire attenzione sempre alla Juventus in qualsiasi momento del campionato. Fatto sta che il Napoli sta confermando la tesi di Gattuso, che effettivamente con la settimana tipo, recuperando numerosi giocatori importanti per la truppa partenopea, la situazione sarebbe stata ovviamente diversa. Non ti dico che un Napoli che fa divertire, no, non ti dico che è un Napoli che ha risolto tutte le sue problematiche di gioco, è assolutamente una squadra molto più organizzata rispetto al passato, con i giocatori che giocano da squadra, non solo da singoli, che sanno fare la differenza anche quando non brillano, si differenziano per lavoro scuro, per tanto sacrificio anche in fase difensiva degli stessi centrocampisti, la stessa difesa regge bene anche nei momenti di difficoltà. Infatti primo tempo molto molto buono da parte del Napoli,
Inizio riprese invece di marca giallo-rossa, e lì ovviamente se subisci gol la partita può prendere anche una piega inaspettata, certo. E sul 2-1 ovviamente qualcosa esatto, potrebbe cambiare, però grandi grandi passi in avanti da parte del Napoli, che sta facendo comunque bene. Io sinceramente, e qui mi porto un po' avanti rispetto alla tua domanda, non me la sentirei di recuperare il rapporto con Gattuso, perché penso sia fortemente lesionato, certo, proprio dall'interno, proprio con la società, anche perché il Napoli ha vissuto effettivamente un momento di grande difficoltà tra Covid e infortuni, quindi questo tassello doveva essere palese anche per la stessa società. Penso che i problemi del Napoli derivassero anche da altro. Poi effettivamente, se si volesse puntare ad una squadra con un gioco divertente e brioso, bisognerebbe cambiare guida tecnica, poiché l'idea di calcio di Gattuso è questa: costruzione dal basso. Sì, si vede ovviamente ogni tanto un briciolo di, certo, contropiede in più che prima non si non vedeva, c'era. Non c'era, però l'idea di gioco di Gattuso resta questa, quindi spetta dire alla società e spetta capire alla società effettivamente cosa realmente voglia da questo Napoli. L'intenzione qui è, ci sono tanti dubbi, giustamente vista la situazione contrattuale, di anche qualche uscita del presidente De Laurentiis che non è piaciuta al tecnico partenopeo, che tra l'altro l'ha detto in più occasioni, e anche qui, come nel mio lapsus precedente, si apre il totonome. Io prima in giornata, rispondendo a un sondaggio dell'amico e collega Vittorio Perrone, ho detto: mi piacerebbe, ma so che è difficile, vedere Allegri. La tua idea? Ah, eri tu che avevi scritto Allegri, sì, ha detto che è complicato, sì, con l'ingaggio. L'ingaggio è sicuramente un problema, insomma, è un allenatore che ha determinate richieste, ma penso non soltanto da un punto di vista economico, quanto da un punto di vista gestionale. Cioè, sì, credo, sì, sia un allenatore, sì, che voglia molta, molta libertà e margini di manovra, insomma. Non so quanto compatibile con le idee del presidente De Laurentiis. Da tifosa anche a me piacerebbe tantissimo, perché mi affascina proprio l'idea del progetto, mi affascina finalmente questo salto di qualità che potrebbe operare il Napoli, ma io non credo che sia nei piani societari. Parlando infatti ieri con vari colleghi, ho detto, ribadito la mia idea, che credo che il futuro del Napoli sia sempre questo, nel senso che fin quando si tratterà di una società che si autofinanzia senza un progetto stadio come lo possiamo vedere in altre città, quindi con possibilità di avere un vero fatturato anche da quella questione, il Napoli dovrà puntare esclusivamente a un piazzamento Champions, nel senso che gli introiti della Champions possono far bene alle casse del Napoli, svilire completamente il proprio modo di agire per cercare di conquistare uno scudetto che al momento è molto complicato, perché ci sono squadre già attrezzate come la Juve, come l'Inter e come lo stesso Milan e come anche l'Atalanta, che secondo, certo, me già è un grande passo in avanti rispetto al Napoli anche come continuità. Sarebbe uno spreco di energie e di soldi, sarebbe svilire e ribaltare completamente ogni bilancio al verde e positivo del club partenopeo. Quindi io non credo che il Napoli stravolgerà assolutamente tutto, però potrebbe, qui c'è un però di ottimismo, potrebbe dare il via a un progetto simil Sarri non vuol dire con Sarri, no, ma simil Sarri, ed operare al massimo qualche operazione invece stile Benitez, quindi prendendo dei calciatori che possano dare non solo esperienza ma anche una certa leadership, blasone anche, quindi esatto, come poteva essere lo stesso Higuain, lo stesso Reina, Albiol, Callejon, quindi fare queste due operazioni con un allenatore giovane ma che sa bene cosa può dare, cosa può ricavare dal progetto Napoli, regalando di nuovo un bel gioco alla squadra azzurra, facendo divertire i tifosi, sperando che possano tornare presto allo stadio, e poi fare un progetto importante, alzando un po' l'asticella anche sul mercato, anche perché Francia è quasi sicuro che almeno tre big andranno via, quindi sì, si riesce comunque, al di là del piazzamento Champions o no, a fare un po' di cassa. Questo sicuramente è molto importante. Il discorso della progettualità riguarda tantissime squadre, anche io ho letto più di qualche notizia che parlava di una
non una rivoluzione, però cercare di monetizzare quanto più possibile, che sembra magari anche, come dire, molto, molto crudo come pensiero, però insomma, soprattutto nel mondo del calcio, si acquista per ottenere risultati. Se questi risultati non arrivano, non soddisfano la dirigenza, si decide di cambiare marcia. Il Napoli ha giocatori tali che interessano tantissimo, penso a Koulibaly, che piace tanto al Bayern Monaco, nonostante l'acquisto di Upamecano. Leggo tantissimo nelle rassegne stampa spagnole di interesse di Fabian Ruiz da parte dell'Atletico Madrid, quindi tempo e modo del Napoli di monetizzare. Sono scelte che devono essere fatte dalla società, proprio per quanto riguarda un discorso di progettualità. Si parla di ambiti diversi, squadre diverse, e però la Casertana ha deciso di dare continuità al progetto Guidi, un progetto che intanto ha raggiunto il primo obiettivo stagionale, e qui c'è una scommessa in atto che se ci vuoi svelare ci sveli, ma comunque adesso si può pensare a giocare l'obiettivo playoff, che è comunque presente, con la massima tranquillità. Ma lo sai, me l'ero dimenticata, la scommessa me l'hai fatta ricordare tu. Mamma mia, che bei momenti, e ringraziamo gli amici della Toscana per questa scommessa soprattutto. Poi persino avevano anche rilanciato, perché vabbè, in una trasmissione con degli amici, avevamo detto, amici e colleghi ovviamente, avevamo detto a inizio campionato, quando la Casertana veramente stava andando Sogno. male, ma proprio male, avevamo detto nel caso di salvezza, una piccola rivoluzione ai capelli, avevano detto, sai, che fioretto, cosa puoi fare per la Casertana? E lì per lì in diretta ho detto, guarda, potrei farmi i capelli rosso-blu, proprio incosciente al massimo. Ed effettivamente ora mi toccherà cercare di Certo. capire come ovviare al problema. Poi persino avevano rilanciato in caso di playoff, invece cosa potrei fare? Ah, te li tagli? Non esageriamo, anche perché Partiamo, credo sia sicuramente cosa. il primo obiettivo è stato raggiunto, tra l'altro nella vittoria del Pinto contro la Cavese, colpita da un terribile lutto in settimana, insomma un momento difficile. Infatti il tecnico aveva detto in conferenza stampa: attenzione, perché è il match più difficile della stagione, match che è arrivato in rimonta, una vittoria importante in rimonta grazie al gol di Longo. E la Casertana, che insomma, come dicevi giustamente tu, tante difficoltà, problemi di classifica, è arrivato poi il Covid a decimare la squadra, una grande rivincita dell'ambiente. Dunque ti chiedo, giusto secondo te dare ancora fiducia a Mister Guidi? Sì, assolutamente. Mister Guidi ha fatto veramente un grandissimo lavoro e soprattutto non si è snaturato e non ha mollato proprio nel famoso momento difficile, perché conosceva benissimo le potenzialità della sua Casertana, ovviamente lavorando tutti i giorni con un gruppo molto molto giovane, quasi totalmente nuovo, avendo tantissime defezioni, non solo per Covid, ma basti pensare che un calciatore importantissimo come Gigi Castaldo Castaldo. è stato veramente poco a disposizione dei falchetti, ma comunque si fa sentire tantissimo anche fuori dal campo, la sua esperienza anche nello Fondamentale. spogliatoio, sì, quindi assolutamente è una guida per i calciatori rossoblù. Mi aspettavo il rinnovo di Mister Guidi, non credevo così a lungo e non credevo in questo momento della stagione, pensavo un po' più a ridosso del Certo. termine del campionato, invece è stato un segnale importante proprio di serenità a tutto l'ambiente e soprattutto un segnale per quanto riguarda il progetto rossoblù, anche perché nella stessa settimana era arrivata anche la notizia di un nuovo passo in avanti per quanto riguarda il nuovo stadio di Caserta, che è un progetto molto ampio ed ambizioso. Ne abbiamo parlato anche sabato con il sindaco Carlo Marino, quindi è una casertana che sta pensando davvero in grande. Per quanto riguarda la gara con la Cavese, Cavese che ci ha messo veramente tanto 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 cuore, per alcuni tratti ha anche messo in difficoltà i falchetti con qualche buona ripartenza, poi due espulsioni che sicuramente hanno condizionato la gara, il rigore ben trasformato da Pacilli e poi questo gol più che meritato dal giovanissimo Sì. Longo nel finale, che ha regalato ai falchetti 3 punti meritati e 3 punti che veramente adesso regalano una bella classifica ai rossoblù e ai tifosi. Classifica importante, insomma, il primo obiettivo, come si diceva, come anche in realtà è sempre stato molto onesto Mister Guidi, fin dall'inizio della stagione è stato raggiunto. E dunque l'ultima che ti chiedo è: adesso dove può arrivare la Casertana?
La Casertana adesso può divertirsi, aspettano comunque gare importanti, c'è un punto interrogativo sulla gara contro il Monopoli perché c'è un vero cluster Covid in Puglia, 15 positivi fino a un paio di giorni fa, quindi ovviamente ci saranno nuovi giri di tamponi, ma è davvero difficile che si possa giocare già in questo weekend con la gara che è stata già rinviata, la scorsa gara del Monopoli, quindi credo che sicuramente la Casertana non potrà giocare questa partita. Però adesso bisogna divertirsi, bisogna centrare l'obiettivo playoff, e da Bellino già l'hanno detto, visto che poi c'è questo gemellaggio, certo, c'è questa unione tra tifoserie, hanno detto: mi raccomando, iniziate questo cammino nei playoff, iniziate ad eliminare un po' di squadre che ci potrebbero dare fastidio, perché loro poi hanno un cammino playoff molto più importante. Complesso, tra l'altro, insomma, l'Avellino, grandissima stagione anche da parte dei Lupi, insomma, dietro una Ternana che quest'anno ha veramente fatto terra bruciata ovunque, una stagione straordinaria, insomma, la Serie B che è davvero ad un passo. Noi siamo in chiusura, ringrazio Alessia, il tempo, insomma, è tiranno, è andata così, il tempo vola. Ringrazio Alessia Bartiromo sempre per il suo contributo. Grazie a te, Francesco. L'appuntamento con Alessia è come sempre venerdì alle ore 21:30 con Prima Serie A, in compagnia della direttore Giovanni Gaudiano, che salutiamo come sempre con grande affetto e stima, mentre invece l'appuntamento con il sottoscritto è domenica alle ore 21:30 con il tavolo della domenica. Questa puntata invece di Prima Serie A termina qui, noi ci vediamo martedì prossimo alle ore 21:30. Grazie a voi per averci seguito, arrivederci e buona serata.